La scimmia volante di un narcisista. Allora, chi sono le scimmie volanti? Allora, le scimmie volanti, il termine scimmia volante viene ripreso dal Mago di Oz, il romanzo di Frank Baum. E in questo libro, diciamo, le scimmie volanti erano una popolazione che viveva inizialmente libera. Fino a quando uno dei capi sfidò una potentissima strega e questa decise di schiavizzarli, lanciando contro di loro una maledizione, ovvero di esaudire i desideri di chi si trova a possedere un magico copricapo dorato. Da quel momento, diciamo che le scimmie volanti persero la libertà e diventando schiavi di chiunque possegga il copricapo. Ora, questo termine, scimmie volanti, è il termine che viene, diciamo, attribuito alle persone che in qualche modo sono succubi di un narcisista e vengono utilizzati dai narcisisti per i loro obiettivi. Ad esempio, vengono lanciate contro le persone che in qualche modo ostacolano il narcisista. La manipolazione psicologica, diciamo, che il narcisista mette in atto avviene attraverso diverse modalità, strategie, l'utilizzo di sensi di colpa, ma anche, diciamo, l'utilizzo proprio della creazione di questi seguaci che sono le scimmie volanti, che non è detto che siano legate da un rapporto sentimentale affettivo al narcisista, ma il narcisista le manipola in diversi modi, le sottomette in diversi modi, andando a utilizzare quelli che sono i punti deboli di queste persone. Un aspetto da non sottovalutare è che il narcisista può utilizzare, diciamo, le scimmie volanti come una macchina da guerra di manipolazione, quindi scagliarle contro, ad esempio, per denigrare delle persone. Questo viene utilizzato molto spesso. Una scimmia volante rimane fedele al narcisista per diversi motivi. Uno, il narcisista la illude di essere una persona speciale, quindi anche da un punto di vista dell'amicizia. Nutre, diciamo, il narcisista un forte ascendente su questa persona che sarà disposto per lui a fare delle cose, sarà disposto per lui a, diciamo, ad agire, a sacrificarsi, oppure il narcisista la inganna inducendo delle credenze false, delle credenze sbagliate, in modo tale che questa persona creda appunto che il narcisista sia una persona amica. Altre volte il narcisista utilizza proprio delle vere e proprie manipolazioni ricattatorie, andando a ricattare anche da un punto di vista logico, per mille motivi, la scimmia volante. Queste un po' sono le modalità che il narcisista mette in atto per, diciamo, contro la scimmia volante. Ecco, che lui le abbia fatto credere una cosa o un'altra, diciamo che la scimmia volante si troverà a essere sottomessa ben presto dal narcisista, si troverà a dipendere molto dal narcisista. Le scimmie volanti diventano quindi burattini nelle mani del narcisista e il narcisista le utilizza sia per come fonte di nutrimento narcisistico, ricordiamoci che i narcisisti vanno sempre alla ricerca di un nutrimento narcisistico, sia come, diciamo, armi da guerra da scagliare contro le persone che il narcisista via via vuole in qualche modo soggiogare o sottomettere, o ad esempio denigrare, perché può utilizzare le scimmie volanti per denigrare altri. Quindi, se ti rendi conto che sei stato utilizzato da qualcuno per denigrare qualcun altro, questo qualcuno potrebbe essere veramente una figura narcisistica. Il manipolatore, il narcisista, sceglie le scimmie volanti secondo i criteri che adotta per scegliere le prede, diciamo, con le quali utilizza, poi con le quali instaura relazioni sentimentali affettive. E ovviamente la scimmia volante è una persona tendenzialmente un po' debole o ricattabile in qualche modo, perché potrebbe essere anche semplicemente un ricatto che il narcisista utilizza per ottenere i suoi risultati, un ricatto logico. Il narcisista è bravo nel valutare le persone, nel capire chi può essere, diciamo, chi può diventare una scimmia volante e fargli da marionetta fondamentalmente. Utilizza diverse tecniche. Vi sono in generale due tipologie di scimmie volanti.
Le scimmie volanti inconsapevole, diciamo, queste persone non si rendono conto neanche di essere usate, non si rendono conto neanche di essere manipolate, credono pienamente nella realtà alterata che il narcisista gli ha fatto credere, quindi il narcisista gli fa credere di volta in volta che è una persona negativa, che è una persona è cattiva, che devono eliminare questa persona. Quindi il narcisista utilizza spesso queste persone per diciamo ottenere dei risultati. Il narcisista crede pienamente, cioè le scimmie volanti credono ciecamente in quello che il narcisista gli dice. Queste persone normalmente o sono persone che hanno una talmente bassa autostima che vogliono disperatamente essere accettati da qualcuno, o addirittura possono essere vittime, tra virgolette, del bullismo del narcisista, del mobbing del narcisista che arriva tramite bullismo e mobbing a sottometterle, soprattutto da un punto di vista nell'ambito lavorativo, ad esempio. Ovviamente queste scimmie volanti sono completamente inconsapevoli. E questo tipo di persone, così succubi naturalmente, diciamo, attirano molto il narcisista perché oltre a eseguire i propri ordini, queste personalità dipendenti non prendono decisioni, senza il benestare dei narcisisti. Inoltre, tendono a glorificarlo, tendono a esaltarlo. Le scimmie volanti ignare, diciamo, sono fedeli totalmente al narcisista e giustificano ogni suo comportamento, anche se diciamo non si rendono neanche conto di essere burattini. Poi ci sono invece scimmie volanti che, a differenza di questa tipologia, sono consapevoli che diciamo che fanno delle cose che sono manipolate, ma non riescono a venirne fuori. Non riescono a venirne fuori perché sono sotto ricatto fondamentalmente, eseguono, diciamo, i desideri, in modo consapevole per ricatto o talvolta perché in qualche modo sperano di ottenere un vantaggio, perché il narcisista utilizza anche la seduzione per, diciamo, nel senso di far credere che queste persone otterranno un vantaggio, otterranno dei vantaggi quindi non è soltanto, come dire, utilizza le due leve fondamentalmente. Da un lato promette se non faranno quello che lui vuole, ne pagheranno le conseguenze, e dall'altro potrebbe promettere che se invece non faranno se invece faranno quello che lui vuole, ne avranno dei vantaggi logico-razionali. Per cui molte scimmie volanti consapevoli fanno le cose o perché sotto ricatto come dire, di essere punite, tra virgolette, o invece con la speranza di ricevere premi, di ricevere qualcosa, perché il narcisista è abile anche in questo, è abile anche nel dare delle cose. Le scimmie volanti quindi sia di un tipo che nell'altro combattono a favore del manipolatore e fanno il lavoro sporco per il narcisista. Cioè, ad esempio, potrebbero denigrare, isolare, ad esempio, qualcuno. Quindi è molto importante. Cerca di capire se tu, in qualche modo, sei stata utilizzata da qualcuno per fare, tra virgolette, il lavoro sporco. Cerca di capire perché è molto importante uscire fuori da questo meccanismo. È molto importante e la consapevolezza è l'aspetto fondamentale, se vogliamo, per poter venire fuori. Ovviamente questa è l'unica modalità, perché altrimenti diventerai, diciamo, un'arma nelle mani del narcisista che ti utilizzerà come diciamo, arma diffamatoria, ad esempio, nei confronti di qualcuno che vuole essere isolato, e tieni presente che se invece sei la vittima di scimmie volanti, cerca di, come dire, tenere presente che la scimmia volante non è la vera, tra virgolette, colpevole,
potrebbe essere l'esecutore di qualche cosa, ma sicuramente il mandante è il narcisista. È molto importante capire di avere a che fare con queste persone, è molto importante rendersi conto di tutto questo, perché la consapevolezza sia di essere scimmia volante, sia di essere bersagliato da scimmie volanti è fondamentale. Soltanto attraverso la piena consapevolezza, l'esercizio della libertà, teniamo presente che l'autostima è la vera criptonite per il narcisista. Se una persona ha una forte autostima, riesce a tenere lontane sia le scimmie volanti, che fondamentalmente sono deboli, sia il narcisista, che fondamentalmente è un debole pure lui e non ha nessuna capacità di poter, diciamo, gestire la sua vita al meglio. Ecco, quindi è molto importante veramente avere una piena consapevolezza e una volta appreso, diciamo, il concetto di scimmie volanti, e se tu pensi di essere vittima di scimmie volanti, osservi i loro comportamenti, accertati, diciamo, quindi di non riferire nulla di personale alle scimmie volanti, perché lo useranno contro di te. Quindi avere la consapevolezza di avere a che fare con delle scimmie volanti ti fa capire che devi tenerle lontano, devi dargli false informazioni in modo tale da depistarle, perché, come dire, sono personaggi comunque pericolosi da un certo punto di vista, anche quelli inconsapevoli. E se sei una scimmia volante inconsapevole, cerca di diventare consapevole di esserlo e manda a stendere il narcisista, perché comunque le scimmie volanti, sia quelle consapevoli e quelle inconsapevoli, alla fine non riceveranno nulla dai narcisisti e avranno un ruolo infame, per cui imparare a sganciarsi da queste situazioni è veramente importante, è veramente fondamentale e ti consentirà di liberarti da un giogo estremamente nefasto, estremamente negativo, che ti porterà solo malessere e sofferenza. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.